Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Potenza Centrale, ben trovati con Comunicare per Cambiare, la nostra trasmissione, la comunicazione di prossimità di Radio Potenza Centrale del settimanale Controsenso. E a tal proposito vi giungono i saluti di Giuseppe Postiglione e del direttore di Controsenso, Walter De Stradis. Buongiorno a tutti, poi un giorno ci spiegherai che vuol dire comunicazione di prossimità. Ti ho detto di non mettermi in difficoltà, cioè facciamo un concorso. Va bene. Facciamo un concorso, sì, facciamo. Basilicata concorsi non ne facciamo, facciamone almeno uno noi. Quindi avremo chi indovina cosa vuol dire comunicazione di prossimità vince la forfora che abbiamo prodotto stamattina. Beh, parecchia. Parecchia. Allora, a proposito di comunicazione di prossimità, di interazione, di sondaggio e di proposte, io all'inizio di questa trasmissione voglio comunicare le nostre linee dirette, che sono aperte e senza filtro, sia attraverso SMS al 349 511 90 88 e sia anche attraverso la messaggeria WhatsApp. Per chi volesse proprio intervenire in diretta dandoci spunti, sollecitazioni, richieste, segnalazioni, il numero è 0971 45846 e lo faccio anche a beneficio di quelli che dicono: vabbè, ma voi comunicate, l'altra volta avete avuto il giudice Bonomi, non ci avete dato la possibilità di interagire. Non è assolutamente così, proprio la nostra comunicazione di prossimità vuole far questo. 349 511 9088 per chi vuole scriverci, per chi invece vuole parlare direttamente con noi è 0971 45846. Ricordiamo, visto che è soltanto la seconda puntata, Giuseppe, chi nel caso qualcuno non ci ha ascoltato la volta scorsa, questo è una un contenitore, una joint venture fra Radio Potenza Centrale e Controsenso, che funziona in questo modo. Sì, però tu mi copi, cioè comunicazione di prossimità. Ma io c'ho un vocabolario limitato, un vocabolario di 3 pagine, quindi consentimi di copiarti. Però c'è l'inglese. C'è anche l'inglese, cioè 3 parole in italiano e 1 in inglese, anzi 2. Quindi il sabato alle 12, diciamo orientativamente 12:30 in poi, c'è questa trasmissione che facciamo io e te. E lo stesso giorno, il sabato, esce come tutti i sabati Controsenso, che ospita 2 pagine gestite dalla redazione di Radio Potenza Centrale, con notizie, ulteriori notizie e articoli che riguardano i programmi che vanno in radio. Sono stato a Roma in questi giorni e non sapevo il Papa ha fatto questa sorpresa. Praticamente ci sarà un giubileo straordinario, un altro hotel. Qualcuno mi dice che appunto ce l'abbiamo a rifretto, un'altra struttura. No, e tra l'altro Bergoglio che dichiara che il suo papato sarà breve. Come disse, insomma, quello che soffriva di eoculazione precoce, sarò breve prima di... Vabbè, scusate, noi facciamo satira anche un po' iconoclasta, cioè non si offende. Come diceva la buona Platinetta. Esatto, esattamente. L'hai aggiunto sul vocabolario sentendo la canzone. Velocissima, no, sono col tablet, ogni tanto cerco una parola. Però non funziona bene. Il mio tablet l'ho pagato 25 euro. Quindi è un tablet di valore. E quindi, proprio dicevi, sono andato a Roma ed ho incontrato il direttore generale, no, il Papa no, non ho avuto il tempo. Ho incontrato il direttore generale dell'ospedale San Carlo Maglietta e l'ex assessore Martorano, che tra l'altro mangiavano uno splendido gelato, uscivano da Giolitti. Ma cosa hanno ancora da condividere il direttore in carica e l'ex? Te lo spiego io. Maglietta ha chiamato a Martorano, ha detto: condividiamo una matriciana. Sì. Ma andiamo qua, no, andiamo a Roma un attimino. Quindi hanno condiviso questa matriciana. Vediamo, qualcuno stamattina sentivo anche nel GR che andrà in onda alle 13. Qualcuno dice: no, ma saranno andate dal mentore De Filippo, che è sottosegretario alla sanità. Boh, non si sa. Ho risposte ufficiali su questo tema. Non dobbiamo chiedere. Però il problema della sanità in Basilicata è un problema serio. Ed anche per questo stamattina abbiamo con noi il presidente di ALA, Associazione Lucana Autismo, Zaira Giuliano, alla quale diamo immediatamente il ben ritrovata ai microfoni di Radio Potenza Centrale. Buongiorno a tutti, grazie Giuseppe. Tutto bene, Zaira? Sì, grazie. Meglio così. Parliamo delle cose belle adesso, perché quelle cattive le andremo a trattare di qui ad un momento. Arriva anche un SMS, ti salutano, Walter dice: ciao Giuseppe da Franca e Filomena, ti vogliamo bene. Grazie da parte mia per essermi dimenticato un conduttore, vabbè, non importa. Bene, e nel frattempo io proverei a
vedere, anche se così fugacemente, prima del blocco del Luna, riusciamo a sentire l'avvocato Andretta, perché non so se stai seguendo un po', prima di, perché poi una volta aperta la parentesi sanitaria penso che ce la porteremo fino al tema della trasmissione. Io ho deciso stamattina di fare una cosa, Walter. Mi serve un televisore a casa e pensavo che il 62 pollici del mio vicino sia un buon televisore. Lo andrei a prendere, lo andrei a rubare. Beh, tanto sai, anzi ti dico una cosa, visto che vai, prendere uno pure per me, perché alla fine dobbiamo vedere se quello di sopra, il signore di sopra, perché il vicino quello è impegnato da me. No, perché mi diceva stamattina l'avvocato Andretta che una serie di reati saranno, con una proposta di legge, molto probabilmente depenalizzati, perché dice la giustizia è così lenta, è così farraginosa, è così malfunzionante, che a questo punto qua togliamo i reati minori. Io ho una proposta alternativa a questo. Non so se qualcuno di voi, ma penso di sì, avrà visto il film Fuga da New York, in cui trasformavano, siccome era una città piena di delinquenti, New York, la circondavano di mura, la trasformavano in un carcere a cielo aperto. Perché non facciamo lo stesso con Roma? Avvocato Andretta, avvocato. Io una volta la chiamavo perché avevo bisogno di essere difeso, da oggi non la chiamerò più. Buongiorno a tutti. Ma com'è questa cosa? Ma veramente c'è un disegno di legge che vuole abolire di fatto i reati minori? C'è una legge delega che ha lasciato il governo Letta. Il governo Renzi è entrato in questa legge delega e ha, diciamo, preparato una serie di interventi sul codice penale che riguarda 112 reati, diciamo così. Ah no, non due o tre, 112. No. 112 reati, quanti detenuti? Come quando uno fa il 112, esatto. Dice, guarda, non fate più il 112, tanto quei 112 reati per cui chiamate il 112. Come dice il detto, tanto 112, tanto 113, ma quanti detenuti si calcola di rimettere nelle strade con questa bonifica? Il problema non è tanto questo. Il problema è che in Italia non si fanno le riforme seguendo una logica che non sia quella del momento e dell'emozione. Per cui anche la riforma del diritto penale, che risale ad un codice denominato Rocco, quindi a un codice dell'epoca fascista, dovrebbe avere un suo iter particolarmente serio di studio, di approfondimento, in modo tale da lasciare una riforma anche ai nostri figli. Certo. Purtroppo in Italia si interviene solo sull'emozione, sul momento, su quello che potrebbe essere. Ma c'è qualcuno essere... che andrà in paradiso per scambio con questa possibilità? Moltissimi, ce ne sono. Ne citiamo uno per tutti. Due reati molto simpatici che rientrano nel libro secondo, titolo secondo del codice penale. I reati contro la pubblica amministrazione. Non ci mette in difficoltà stamattina, libro secondo. Io già c'ho un vocabolario di tre pagine. L'unico articolo di legge che conosco è l'articolo quinto. Chi te l'ha mai vinto? Giuseppe è un furbacchione, ne sa più di me lui. Reati contro la pubblica amministrazione. E quindi abuso d'ufficio e peculato d'uso. L'abuso d'ufficio, domani mattina posso andare in comune, faccio un po' di telefonate private e invece di fare da oggi il pecorone, bravissimo, faccio il peculato senza rischio di rimanere peculato. No, può darsi che sono coincidenze, però c'è questo problema del sindaco di Salerno che è stato condannato per il reato di abuso d'ufficio, per cui in questo momento potrebbe essere candidato ma non eletto nel caso in cui un'altra legge all'italiana, cioè è ineleggibile ma è candidabile, non possiamo avere la certezza di questo, però sa, a pensare male, come diceva il buon Andreotti, è bravissimo. Lei era amico di Andreotti. Era amico di Andreotti. Uno che, Andretta amico di Andreotti. No. Siete parenti. Sì. Ma lei è gobbo? È gobbo lei, nel senso di Juventino? No, tifoso del Milan, cornuto cazzo. Vabbè, questo l'ha detto lei. Ma no, gobbo. Ma... Però il cornuto è sempre l'ultimo a sapere, però lei ci sta dando queste notizie in anteprima oggi. Avvocato, quindi voglio dire, posso andare a rubare il televisore del mio vicino? Ma rubane due. E perché? Sì, poi peraltro si fanno il solito giochetto. Quando si tratta di riforme anche abbastanza serie, noi scherziamo, però questa è una cosa molto seria, molto grave anche. Per cui che fanno? Per tutelare, diciamo, anche
dei funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio per i reati che abbiamo citato prima, poi aumentano le pene per i furti in casa e per le rapine. Ora, i furti in casa hanno forse il 5-10% di persone arrestate per gli stessi individuati, per cui aumentare le pene per questi reati vale fino a un certo punto, se poi non riuscite a prendere chi li commette, insomma, è quasi un ritornare alle grida. Quindi, avvocato, mi sta consigliando di fare altri tipi di reati. No, viene da dire che oggi conviene essere un ladro, sì, ma di alta classe. Cioè, no, non ti devi abbassare al televisore del vicino. Non un topo d'appartamenti. Vediamoci qualche cosa più. Una zoppa. Di fogna. Parliamo di reati degli animali. Anche altri reati, appropriazione indebita, bancarotta semplice, falso. Come diceva la buon'anima di mia nonna, bancarotta frangolella. Frangolella. Avvocato, ma non sarebbe meglio riformare anche il sistema carcerario? Quella è la cosa più importante. Ma ecco perché dicevo, la riforma dovrebbe essere globale, complessiva, invece che fanno? Adesso riformiamo questi articoli del codice penale, poi faremo la riforma della prescrizione, poi faremo la riforma del carcere. Non c'è una volontà univoca per riformare il tutto e rendere più vivibile tutto il sistema, partendo dalle carceri, poi alla scontare effettivamente. Avvocato, adesso la provoco. Lei è ex consigliere dell'ordine, non ha voluto ricandidarsi, sì. Ma bisognerebbe probabilmente rivedere anche i consigli dell'ordine. È il consiglio che le dà Giuseppe, questo. È un mio consiglio. Mi consente di consigliarla. La ringrazio per il consiglio, ma hanno pensato di riformare anche il Consiglio dell'Ordine e quindi con un regolamento nuovo, con una nuova legge professionale, però come al solito in Italia, fatta la legge trovata l'inganno e quindi adesso c'è un problema anche sui consigli dell'ordine. E su questo, la blocco perché vorrei fosse oggetto di discussione della prossima trasmissione, magari. Perché Walter, c'è un aneddoto simpatico. A due giorni successivamente l'elezione del Consiglio dell'Ordine di Potenza, una sentenza del Consiglio di Stato ha detto che le elezioni del Consiglio dell'Ordine sono, come si può dire, abolite, non efficaci. No, al momento no, in teoria sono efficaci, ma potrebbero essere annullate di qui a qualche mese. Vabbè, giustamente avete fatto una campagna elettorale, lacrime e sangue. Hanno fatto. No, come categoria, avvocato. Sì, abbiamo fatto, sì, come categoria. A meno che lei non decide di uscire dalla categoria. No, assolutamente. Ma lei è un avvocato di categoria, avvocato? No, categoria non lo so. Grazie avvocato. Grazie. Andretta, noi diciamo cose, noi diciamo categoria cose interregionale, prossimi alla Lega Pro. Avvocato, noi cerchiamo di dire cose serie in modo però anche scherzoso, perché la gente ne ha un po' piene le scatole e quindi cerchiamo di evidenziare i problemi della gente, però cercando anche di sollevare un po' il morale. Dicevano Benigni e Troisi, non ci resta che piangere, diciamo, non ci resta che ridere ormai, o almeno proviamo a farlo. Grazie avvocato Andretta, aspettiamo la sua ottima penna sul giornale Controsenso, dove le chiediamo un approfondimento di quanto ha trattato stamattina. Si porti pure i fogli, avvocato, perché, insomma, perché c'è crisi. C'è crisi. E ci sentiamo sabato prossimo. Grazie, buona giornata. Arrivederci. Grazie a voi. Allora, effettivamente il problema è abbastanza serio, i problemi da vedere ce ne sono tanti, leggiamo qualche messaggino, poi diamo il notiziario e ritorniamo con Zaira per approfondire i temi di Ala. Ok. Ti stiamo seccando, no, Zaira? No, assolutamente, vabbè, grazie. D'accordo. Vai, allora, ciao Giuseppe. Ma io sono miope. Allora, leggo, io sono presbite. Allora, Controsenso, un settimanale che si basa esclusivamente sull'estro e la preparazione del direttore Destrali, oltre che sui giovani collaboratori. Complimenti a Radio Potenza Centrale. Beh, per questa vero, interessante però, rubrica, un appuntamento irrinunciabile. Bravissimi, saluti da Chiara da Potenza. Grazie Chiara, riconosco lo scritto, nonché il nome, deve essere la stessa Chiara. Questo lo leggo io. Buon pomeriggio a Walter e ai tuoi ospiti, da Giuseppe. Giovanni da Castronuovo. Scusa, tu prima ti sei fregato un Walter. Mi sono corretto. Tu la correzione non l'hai operata. Non è vero che Controsenso è solo merito mio, per carità.
Complimenti comunque al netto delle battute spiritose. Bene, io direi di andare con il notiziario e subito dopo ritorneremo, perché dobbiamo affrontare la scottante tematica che l'Associazione Lucana Autismo questa mattina e anche sulle pagine di Controsenso di oggi, se lo cercate nella vostra città lo troverete e potrete leggere ciò che riguarda purtroppo il problema dell'autismo in Basilicata. Grado voi, a Sasso Marconi incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dicemmo vieni dolce sarà la strada, lei sfogliò il fiore. Grado voi, a Rocco Bilancio ci venne incontro un vecchio, lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo, ci disse ragazzi in campana qui non vi lasceranno andare, hanno chiamato la polizia. Malgrado voi, a Firenze dormimmo da un intellettuale, la faccia giusta e tutto quanto il resto, ci disse no compagni, amici io disapprovo il passo, manca l'analisi e poi non c'ho le. Malgrado te, ordito poi, ci fu l'apoteosi. Il sindaco, la banda e le bandiere in mano. Ci dissero l'autostrada è bloccata e non vi lasceranno passare. Ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi. Malgrado noi, parlamentammo a lungo e poi ci fu un discorso. Il capitano disse, va bene così sia. E la fanfara poi intonò le prime note. E ci trovammo proprio in faccia a Porta Pia. E bomba. La regia è stata un po' sarcastica probabilmente, dice bomba, perché, non bomba. Perché la buttiamo la bomba o non la buttiamo? No, poi parlando di Roma, parlando del Roma, Papa che dice che il suo papato durerà poco, forse era una provocazione. È orologeria. SMS suo papà. Ci arrivano su Facebook da parte di Gaetano De Michele che dice: dopo un anno quasi di attesa è arrivato il mio nuovo inedito. Anche quello, insomma, dopo quello di. Beh, lo ascolteremo. Qualcuno sì. Diceva: ma chi se ne frega? Ma non no, dico, dopo quello forse. Dei
il nuovo inedito dei Beatles c'è anche quello di dei Beatles. Come si chiama lui? Mi sono già scordato. Allora, Zaira, sì. Abbiamo seguito anche sul giornale Controsenso un quadro allarmante che viene segnalato da Ala sulla situazione relativa all'autismo in Basilicata e anche alle cure. Abbiamo titolato difatti Autismo, caos, cure in Basilicata. Zaira, un breve sunto. Sì, interventi e terapie, perché purtroppo nella nostra regione non abbiamo ancora un centro di riferimento regionale per l'autismo. È stato aperto adesso, è stato presentato il centro di Chiaromonte, però non abbiamo ancora un quadro preciso di quelli che saranno gli interventi, anche perché quello che si sa è che è soprattutto dedicato alla prima infanzia. Ci saranno 4 posti di degenza, ci sarà uno studio sulla famiglia, però di fatto le risposte territoriali, che sono quelle che quotidianamente le famiglie devono affrontare portando i figli a far terapia, non le abbiamo, perché noi non abbiamo dei centri specializzati. Il personale, quello formato, purtroppo non è facilmente trovabile, facilmente rintracciabile, perché purtroppo è sparpagliato. Nel momento in cui una famiglia si rivolge ad un centro chiedendo di far terapia, anche qui una terapia che non è adeguata, perché il servizio sanitario regionale offre psicoterapia, logopedia e psicomotricità. L'intervento per quanto riguarda l'autismo è un intervento psicoeducativo che va a intervenire non solo sulla fascia sanitaria ma anche sulla fascia sociale, per cui è un intervento molto più complesso e va costruito addosso, perché ogni persona autistica è differente, ognuno anche con una stessa diagnosi, sì, manifesta. Perché poi il rischio concreto qual è? Di lasciare questi bambini entrare nei centri di riabilitazione convenzionati con la regione a fare psicomotricità e logopedia a vita. Esatto. Senza che mai venga curato l'aspetto educazionale. Ma un altro problema forte che leggevo, tu ci segnalavi, era quello che molto spesso per le esigenze dei centri di riabilitazione le attività di psicomotricità vengono svolte nelle ore mattutine. Esatto, quindi a scuola. Segnando anche una discriminazione. Esatto, per i bambini. Perché molti bambini, tra l'altro io posso fare anche l'esempio di mio figlio, non accettano l'allontanamento dalla classe, per cui quello è un intervento di tipo sanitario e va fatto in ambiente adeguato e non in classe. A scuola parliamo di inclusione scolastica. Certo. Dobbiamo aiutare i nostri ragazzi a socializzare, visto che uno dei problemi fondamentali dell'autismo è proprio quello di relazione. E che facciamo? Li allontaniamo dall'aula, li allontaniamo portandoli, a differenza di tutti gli altri ragazzi, in una stanzetta a parte a far terapia. Tra l'altro, dove credo non ci siano nemmeno i protocolli sanitari. No, no, assolutamente no. Un'attività sono... del genere va svolta in un luogo adeguato, che segue un protocollo allora, sanitario. Allora, la domanda di oggi è: il sistema sanitario regionale, le istituzioni sottovalutano il problema autismo? Noi qui in questa trasmissione vogliamo sollevare i problemi, però cerchiamo anche di trovare le risposte. Certo. Esatto. Vero Giuseppe? Assolutamente sì. E a tal proposito, per esempio, il dottor Maglietta, che è il direttore generale dell'ospedale San Carlo, oltre a mangiare il gelato con Martorano in Roma con la matriciana, si sta attivando in qualche modo. Lo chiediamo ai nostri microfoni. Questa mattina abbiamo il nostro ospite Vincenzo Giuliano, garante per l'infanzia e l'adolescenza di Basilicata. Buongiorno, garante. Buongiorno Giuseppe, saluti agli ospiti e tutti i radioascoltatori. Bene, Walter poneva una domanda. Sì. Walter De Sadis, direttore di Controsenso, che gliela faccio fare direttamente da lui. La domanda era molto semplice, garante. Il sistema sanitario regionale, le istituzioni della Basilicata, fra cui anche quella da lei rappresentata, hanno consapevolezza del problema attuale dell'autismo e delle soluzioni da porvi? Sì, penso proprio di sì. Fermo restante che ci sono delle difficoltà oggettive dentro cui, diciamo, si muova tutta la macchina amministrativa, in questo caso sanitario. Devo dire che noi abbiamo già affrontato con Zaira, la presidente di ALE, che saluto. Salve, ciao Vincenzo. Ringraziamento, ciao Zaira, per come si sta muovendo, ma soprattutto il ringraziamento da parte di tutti i bambini lucani affetti da questa patologia. Già il primo dato su cui noi dovremmo sapere e stanare di più la regione è conoscere quanti sono i bambini lucani affetti dall'autismo.
perché vi è una discordanza tra il dato statistico e il dato diagnostico. Noi teniamo 1000 bambini statisticamente affetti dall'autismo, diagnosticamente sono 168, di cui 100 alla provincia di Potenza, Potenza e provincia. Garante, però uno dei tanti problemi è anche quello che in Basilicata strutture non esistono. Chiaromonte si è specializzato sulla questione alimentare, Matera addirittura rispetto ai dati, le devo dare una brutta notizia, ha ulteriormente ridotto il personale, perché sì. Dagli originari 15 è sceso a 7 come dall'ultimo screening. Ne sono a conoscenza di questo. Ma è stato ulteriormente ridotto, perché sono rimasti in 5, perché la Maria Bruna è andata in pensione e la psicologa ha finito il suo periodo, il suo contratto a tempo determinato, per cui in questo momento anche le attività di day hospital, che prima si svolgevano seppur in maniera borderline con un personale sottodimensionato, da oggi sono praticamente chiuse, perché in 5 oggettivamente non c'è la possibilità di organizzare nulla. Noi partiamo da questa fotografia. Proprio da questa fotografia noi stiamo partendo, cioè da un dato che denunziava bene Zaira, che vi è una deficienza a livello regionale dovuta a tante situazioni che non sto qui ad elencare, ma su cui noi dobbiamo porre rimedio. Garante, prima di tutto. Sì, va, prego. Prosegue. Prego. Zaira, sul nostro giornale, ipotizzava una nuova proposta di legge per riformare il settore, lei che ne dice? Sì, ma difatti ci stiamo lavorando su. Tant'è vero, noi abbiamo fatto una ricognizione partendo proprio dai dati in nostro possesso, proprio per elaborare una proposta di legge regionale che possa fare sintesi e dare un futuro di aspettative più rose rispetto ai bisogni dei nostri bambini. Garante, in conclusione, lei sicuramente ha avuto modo di interfacciarsi con i dirigenti anche dell'azienda ospedaliera San Carlo. C'è chi dice che a Potenza esiste l'ambulatorio di neuropsichiatria infantile, ma non esiste il reparto. Chi dice che invece esiste solo la struttura fisica e la pianta organica è stata individuata, ma non sono stati fatti i contratti. Qual è la verità? Esiste o non esiste neuropsichiatria infantile? Perché poi questo è un dato oggettivo. Esiste. Sentiamo che dice il garante. Allora, sulla carta esiste e nell'attuazione pratica poi registra tutte le deficienze che Zaira denunciava. Però oggettivamente immaginare che si debba fare chiarezza innanzitutto se esiste o non esiste qualcosa. Ma mi sembra come se parliamo degli extraterrestri. Correggiamo già il tiro. La radio di prossimità o comunicare per cambiare è che bisogna partire dal dato oggettivo, esatto, e dai dati precisi da cui poi farne tesoro per poter intavolare politiche costruttive. Noi con l'associazione ALA e anche con le altre associazioni stiamo preparando, e nessuno ci vieta, una proposta di legge regionale su cui poi il Consiglio regionale sarà chiamato. Per cui il protagonismo in questo senso è spostato, visto che non vi è tanta sensibilità a livello istituzionale, è spostato alle associazioni e alle persone interessate. Il garante ci ha già detto che c'è. No, aspetta un attimo. Sì. Aspetta. Poi teniamo sulle cose che diceva Zaira, già un impegno del presidente della quarta commissione, dottor Bradascio, quello di cambiare le linee guida sull'utilizzo degli strumenti oggi in possesso per la terapia più opportuna da parte degli operatori sanitari. Le linee guida che non sono in aderenza con l'esigenza reale dei nostri ragazzi, che non hanno solo bisogno di psicomotricità e logopedia, ma hanno bisogno di interventi cognitivi, comportamentali, psicoeducativi a cui faceva riferimento Zaira. Su questo teniamo già l'impegno del Presidente della Quarta Commissione a mettere su una proposta nuova di nuove linee dentro cui armonizzare il tutto anche con un risparmio di spese e con un coinvolgimento di maggiori soggetti
alle terapie, diciamo. Garante, allora facciamo il nodo al fatto detto. E dobbiamo, visto che il garante anche questa vuole essere la comunicazione ha parlato giustamente di presunta, vedremo, insensibilità eccetera eccetera da parte di alcune istituzioni, cercheremo anche di coinvolgere le persone che lui ha chiamato in caso, giustamente sia Bradascio sia magari l'assessore anche perché questa cosa veniva fuori da una tavola rotonda che c'è stata circa un anno e mezzo fa, dove è stato proposto proprio, è stato firmato un contratto tra Sacco e Marra per un dipartimento interazientale di neuropsichiatria infantile che vedeva Matera come il centro di riferimento principale per l'autismo e su Potenza un'unità operativa che poi di fatto si è dimostrato questo ambulatorio sottodimensionato che non può rispondere alle richieste e rimasto il tutto bloccato così. Il dottor Calzone non ha mai avuto una nomina ufficiale, il tutto è rimasto così, solo sulle carte. Bene, sì. Grazie. Infatti, aspetta un attimo. Sì, prego. Giuseppe, scusami. Prego. In conclusione abbiamo la pubblicità. Allora, io sono garante da pochi mesi. Ho incontrato il dottor Maglietta, ho incontrato il dottor Calzone, ho costituito un tavolo tecnico su cui noi abbiamo, diciamo, annotato delle priorità a cui dare risposta. Vi è una confusione al riguardo, non certamente dovuto alle sollecitazioni delle associazioni o delle famiglie, ma a ciò che bisognerebbe mettere nel sistema e che invece il sistema non fa tesoro delle sollecitazioni. Poiché vi sono degli impegni assunti dai responsabili e dagli operatori del sistema, io come garante oggi devo avere fiducia a che questi impegni possono essere portati a termine e non posso fare un discorso retrattivo partendo da quando, per esempio, anch'io ero presente l'anno scorso alla festa che puntualmente ogni anno si celebra sull'autismo, eppure io ho ascoltato gli impegni assunti dall'assessore che non penso che poi siano stati portati a termine. Però oggi vediamo se riesce a portare a termine il suo mandato l'assessore, visto che c'è anche voce che ci sia un rimpasto di giunta tra l'altro. Ecco, però io oggi ho intavolato un progetto e un programma su cui voglio dare risposte ai bambini e alle associazioni sulle cose che ci siamo dette. E su questo, poiché molte di quelle cose che diceva Zaira, noi le abbiamo già annotate e sarà questo oggetto di programma del garante facente proprie le sollecitazioni delle associazioni a riguardo e quindi recuperando in toto le cose che diceva Zaira, io su queste cose voglio misurare da oggi in poi il potere politico e istituzionale e non per le cose passate, altrimenti alimenterei una polemica che non porterebbe utilità alla risoluzione del problema. Beh, su questo noi prendiamo impegno di seguire le attività anche del garante. Abbiamo il blocco della pubblicità, ritorniamo per salutare Zaira e Giuliano e continuiamo con Comunicare per Cambiare. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio. Ritornati in diretta, 13:27, siamo un po' lunghi con i tempi, ma cercheremo di essere sintetici, anche se ci viene difficile, perché abbiamo avuto la gradita sorpresa che ci è venuto a trovare negli studi il consigliere regionale Aurelio Pace. Per portare un po' di... di guerra. Soprattutto gli abbiamo dato una sedia al consigliere Pace, quindi abbiamo dato un'altra poltrona a Pace. Una sedia, fra poltrona e sedia. Molto comoda, ma non è esattamente una poltrona. Le poltrone a cui andiamo sono quelle che ci offre la gente quando entriamo nelle loro case. E siccome Radio Potenza Centrale entra nelle case della gente, ci fa piacere essere qui con voi. Va bene, allora io volevo solamente ricordare ai radioascoltatori il titolo principale di Controsenso in uscita questo sabato: il petrolio lucano, decidono i supermassoni. Questa è una frase estrapolata dall'intervista al massone
Gioele Magaldi, che è il leader della Comunione, la chiama lui Grande Oriente Democratico, una sorta di un movimento massonico dissidente rispetto a quelli, diciamo, più affollati in Italia. E quindi c'è, nel corso di questa intervista che ha rilasciato a Controsenso, ha parlato di tante cose, tra cui l'influenza della massoneria internazionale su alcuni processi, tra i quali quelli che riguarderebbero il petrolio. Lo stesso, più o meno sullo stesso tema, quello che ha detto Pietro Simonetti, il presidente del Xeres, nella nostra consueta intervista a pranzo. A pranzo ci vogliamo andare anche noi, quindi... E quindi dobbiamo essere particolarmente sintetici. Purtroppo abbiamo trattato di temi un pochettino così particolari per quanto riguarda la sanità lucana. Chiuderemo con una battuta del consigliere Pace, ma nel frattempo abbiamo in diretta con noi il direttore editoriale del Rai 3 Basilicata, Fausto Taverniti, al quale diamo il benvenuto ai microfoni di Radio Potenza Centrale. Ciao Fausto! Buongiorno a tutti voi, buongiorno agli ascoltatori di Potenza Centrale. Senti, allora, rimaniamo un pochettino in queste tematiche di utilità. Sappiamo che Fausto va particolarmente di fretta, quindi gli dobbiamo veramente... Velocissimo, sarò breve. Come disse sempre l'eiaculatore precoce, sarò breve. Fausto, allora, è circonciso, nel caso è circonciso, e quello, come dicono al paese mio, già è pic. Vabbè, dai, rientriamo un attimino. Dobbiamo essere veloci. Fausto, senti, questo braccialetti rossi che vi sta dando tante soddisfazioni, insomma, è una trasmissione anche che ha una valenza sociale non indifferente. Sì, sicuramente. Permettetemi però in apertura, in esordio di questo mio intervento, che tra l'altro faccio molto volentieri, ripeto, di salutare questo bello sodalizio da parte mia auspicato, come voi ben sapete, e mi ero permesso anche di lanciarlo e di proporlo. Sei stato il nostro padrino! Agli amici di Potenza Centrale, perché credo che sono due realtà. Fausto, hai creato un mostro! Controsenso e Potenza Centrale, che sono meravigliose realtà del territorio che io mi sento di sostenere, e per tutto quello che posso e potrò, e poco, farò di tutto perché queste realtà vengano fuori, emergano, eccetera. Per cui un sodalizio così come quello che state creando è fondamentale. Ma non eludo la domanda, braccialetti rossi è un meraviglioso successo. Tra l'altro, guardate, io stesso ne sono stupito e meravigliato, perché quando lo scorso anno la RAI insieme alla produzione mandarono in sede un certo numero di braccialetti, se non ricordo male un migliaio, proprio per lanciare questa iniziativa che voi sapete andava prima soltanto su web, e quindi mandarono a tutte le sedi regionali un migliaio di questi braccialetti. Noi avevamo diffuso così con un comunicato questa cosa, vi assicuro che non c'era mai stata un'affluenza così sostenuta di persone che arrivavano, anche genitori che le volevano prendere per i figli, per fare questa sorpresa, eccetera, e abbiamo esaurito la scorta di questi 1000 braccialetti in 2 giorni. E quindi questa cosa già ci dava la dimensione del successo, di quanto questa cosa fosse seguita, questa realtà, questa fiction fosse seguita. Poi appunto, anche spinti da questo, probabilmente la RAI ha creato la serie anche televisiva, che sta avendo i risultati e il gusto e il gradimento da parte del pubblico e anche della critica, perché devo dire che io leggo anche delle recensioni che sono assolutamente positive su questa fiction. Fausto, le altre attività di incidenza sul sociale, che hanno un riscontro sul sociale, che la RAI sta facendo? Ma tante, sul sociale e anche sulla società in sì. questo caso, perché sì. è ovvio che la RAI come servizio pubblico ha l'obbligo di fare questo tipo di missione, una rientra proprio nella sua mission. Per la Basilicata in particolare devo dire che ne stiamo facendo tante, anche i risultati lì si vedono. Proprio per parlare degli ultimi soltanto, abbiamo avuto il piacere di ospitare gli amici di Linea Verde, di Sereno Variabile, di Easy Driver proprio nelle ultime settimane. Ci accingiamo anche ad un'altra situazione per Policoro, dove ci sarà Mezzogiorno in Famiglia, Policoro che è stata chiamata a essere una delle città che in qualche modo competiranno in questa bel programma di Rai 1. E devo dire che poi il seguito, gli amici della Rai sono anche molto contenti, perché poi queste puntate sono state non seguite ma ancora di più. In particolare Linea Verde tiene il record degli ultimi anni come indice d'ascolto e come numero di ascoltatori, e poi anche su Rai Replay è quotidianamente
incentivato il numero delle persone che seguono questa realtà. Benissimo. Quindi siamo abbastanza soddisfatti. Poi voi direttore, ci date anche una mano su questo. No, non le rubiamo altro tempo. La invitiamo in una trasmissione dedicata dove possiamo con più calma approfondire. Ho solo i temi. Una cosa da chiedere. Vai. A Fausto: quando viene Mezzogiorno in Famiglia a Policoro, vengono le gemelle di Mezzogiorno in Famiglia, invitaci anche a me, Giuseppe. Va bene, il 26 alla fine. Grazie. Aprile ci sarà. Ora registreremo. Non mancheremo. Fra qualche settimana e registrano il puntata andrà in onda a fine aprile. Grazie direttore, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie, un abbraccione, grazie, auguri. Grazie. Arrivederci. Ciao. Bene, Zaida, in conclusione, traiamo un po' le conclusioni. Abbiamo ancora qualcosina da evidenziare rispetto al problema dell'autismo in Basilicata, però io vorrei dire, mo basta. Oggi abbiamo parlato di quel problema, abbiamo parlato di quel problema. Per concludere, Taverniti con braccialetti rossi, è una cosa che io quando torno a casa lo trovo, cambio canale. Parliamo dei braccialetti anche elettronici. Bravo, quelli che necessiterebbero a qualcuno. E concludiamo con una notizia positiva. Il 2 di aprile si svolge per la seconda volta a Potenza la giornata mondiale dell'autismo. Saremo nuovamente al Teatro Stabile di Potenza per fare sensibilizzazione, cultura su ciò che è l'autismo e quello che le famiglie vivono, mostrando non soltanto il lato negativo dell'essere autistici, perché ci sono tanti aspetti anche positivi. Hai un appello da lanciare appunto alle famiglie? Quello di non chiudersi, di non isolarsi, perché spesso l'autismo diventa non solo un autismo dei figli, ma un autismo di tutta la famiglia. C'è una tendenza a chiudersi perché purtroppo ancora la società non è pronta, non conosce perfettamente l'autismo e quindi purtroppo, proprio per retaggio culturale che noi portiamo, tutto ciò che è diverso viene considerato come qualcosa da cui allontanarsi, da cui scappare. Qualcosa ha iniziato a cambiare, noi speriamo di continuare sempre in meglio. Benissimo, Aurelio Pace, facciamo un po' di guerra, nel senso buono. Prima il Garante per l'Infanzia ha detto che insieme, di concerto con l'ALLA, stanno preparando questa proposta di legge sull'autismo, dopodiché la palla passa al Consiglio regionale. Vogliamo combatterla, dobbiamo combatterla questa battaglia. È un dovere farlo, perché ciò che riuscirà a tenere in piedi questa regione sono le mamme coraggiose come Zaire e come le mamme dell'ALA e delle associazioni che in qualche modo nel silenzio fanno quello che lo Stato, la regione e gli enti pubblici non riescono a fare, cioè prendersi cura delle persone, di questi ragazzi straordinari che ci sono stati assegnati dalla storia e dalla sorte. Oggi abbiamo la possibilità, attraverso il Garante per l'Infanzia, di avere un osservatorio privilegiato e qualificato. Vincenzo Giuliano sta facendo molto bene. Quando questa legge, della quale abbiamo più volte discusso, proprio grazie alle madri come Zaira che ci hanno messo a disposizione degli elementi, quando questa legge approderà in consiglio, faremo in modo di costruire attorno a questo ragionamento la consapevolezza per capire che è indispensabile, che è necessaria. Io ovviamente mi faccio garante di questa azione, la mia capacità politica a disposizione di tutte queste associazioni, in modo particolare di quelle che non sono diventate emergenze, che sono quotidianità, e quando c'è la disabilità l'emergenza diventa la quotidianità. Siamo dei 6 minuti fuori il tempo massimo. Ringraziamo anche Aurelio Pace, che quindi si fa garante del garante. No, volevo chiedere però una cosa, quella che dicevamo prima, ne approfittiamo perché abbiamo lui in trasmissione. Ieri la vicaria ai nostri microfoni sostanzialmente dice che il bonus carburanti sarà gestito come bonus sociale, quindi una card sociale. Ci domandavamo prima con Walter, Robin Hood che toglie ai poveri per dare ai poveri? Per dare ad altri poveri, e gli altri lucani rimangono discriminati da questa vicenda, i patentati che avevano fatto domande. Questa regione ricca sotto e ogni tanto povera sopra, che sconta degli errori, sta provando a discutere se quel 3%, che non è una vittoria del centro-sinistra, il centro-sinistra quel 3% ha voluto aborrire quella battaglia. Noi l'abbiamo fatta. Oggi ci rendiamo conto che dare allo stesso modo a soggetti diversi è una ingiustizia. Dobbiamo provare a fare di quella card una card benzina per quanto riguarda le fasce deboli di questa regione, una card sociale per quanto riguarda l'integrazione e la mancanza di lavoro. Questo mi sembra un calibrare un progetto che sta funzionando e che deve funzionare meglio. È inutile che il Consiglio regionale Proprio Pace abbia la card nella propria tasca e vada a fiare un pieno di carburante. È più utile che qualcuno la prenda, ne faccia occupazione in qualche modo, ammortizzatore sociale per quelle famiglie che hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese. L'importante è che i potentati non freghino i patentati. Senti, nel frattempo è arrivata una fotografia di Aurelio Pace. Oh, c'è solo qualche capello in più. Ringraziamo anche questo nostro ascoltatore della provincia di Bari. Male tutti e tre, in tre non facciamo il cuoio capelluto di Rodangelo. Per fortuna gli ascoltatori non possono guardare né il cuoio capelluto
capelluto dei tre che stanno qui in radio, nella fotografia che è appena comparsa. Poi ci mandano un buon appetito e un buon pranzo, ringraziamo l'amico. Ancora ciao, buon pomeriggio da Mary di Gallicchio, complimenti per il programma. E la gente stufa di tante promesse, ma poi noi facciamo il classico nodo a fazzoletto e ci ritorniamo. Abbiamo veramente finito, ci sono due o tre temi che non abbiamo trattato, che però brevemente così vi invito a rimanere sulle frequenze di Radio Potenza Centrale, perché alle 15 partirà il jukebox con Gianluigi, dove avremo ospite oggi Anna Tatangelo, che sul giornale Controsenso ci ha dato una piccola anticipazione, anche perché lei richiamava l'intervista fatta a Gigi D'Alessio, il suo attuale compagno. E ci sono due temi sui quali poi abbiamo parlato nei nostri GR, ma parleremo meglio, che è Matera 2019 e le prossime elezioni di Matera 2015, quante gliene vorrei chiedere al consigliere Pace, ma avremo modo di poterlo fare. E un problema che io voglio come una goccia tutti i giorni evidenziare, il problema delle stazioni dei carabinieri all'interno dei piccoli comuni. Stiamo portando avanti il caso di Sasso di Castalda, anche questo oggi presente sul giornale Controsenso, dove non esiste la stazione dei carabinieri, non c'è nessun presidio di polizia, il più vicino si trova a Brienza, che però deve già occuparsi di Brienza, quindi il più delle volte quando chiami il 112, come ci ha detto l'avvocato Andretta, con i 112 reati depenalizzati, e che quindi praticamente serve a poco o nulla, se ti stanno offendendo, sai qual è la stazione più vicina che interviene? Viggiano. 33 km di curve, 45 minuti di percorrenza media. Se ti stanno uccidendo sei già morto, ed in questo non possiamo rimanere diciamo silenti. Che i carabinieri non per colpa loro, ma arrivano in tempo forse per il funerale, quindi noi facciamo la comunicazione di prossimità. Qui si tratta di polizia di prossimità, un termine di cui molto spesso ci si riempie la bocca, ma che purtroppo in alcuni casi come questo non viene applicato. Bene Zaira, noi ci vediamo il 2 di aprile, seguiremo la manifestazione in diretta. Avete individuato il nome quest'anno? Stiamo pensando se riproporre quello dell'anno scorso, quindi giornata mondiale dell'autismo, edizione. Quindi con seconda edizione, o oggi dovremmo definire il e allora tutto. In bocca al lupo, buon lavoro. Crepi, grazie. Noi continueremo a seguire le iniziative di ALA, Associazione Lucana Autismo, di quale ci siamo onorati oggi di avere ospite il presidente Zaira Giuliano. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie a Walter De Stradis. Ci sentiamo sabato e ci leggiamo. Grazie all'avvocato Aurelio Pace, consigliere regionale nonché segretario nazionale dei Popolari per l'Italia, che so impegnatissimo in una maratona chilometrica. Dove va adesso il consigliere? Andiamo nel barocco leccese a guardare una delle città più belle d'Italia, come tutto il Mezzogiorno d'Italia che stiamo riscoprendo grazie a voi. Questa coppia mi barocco leccese, ma state facendo le liste? Stiamo facendo liste in i Popolari Puglia. Per l'Italia saranno presenti in Puglia, mi sa in dire. Puglia, in Campania e il sud al centro si chiameranno le nostre liste. Bene, questa è una notizia. Radio Potenza Centrale è tutto per comunicare, per cambiare, e se non mi saluta nessuno mi saluto da solo. Un ciao, saluto anche saluto io. Da Giuseppe Postiglione. Ringraziamo anche Antonio dall'altra parte del vetro per il prezioso contributo. Alla prossima. Radio Potenza Centrale, l'informazione dal nostro territorio.